Buon pomeriggio, bentornati all'appuntamento con l'informazione. È stata una serata di apprensione per i genitori e professori e compagni di Dea Peleksic, la studentessa di Francavilla al Mare che ieri si è trovata a Strasburgo nelle vicinanze dei luoghi dell'attentato terroristico. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per lei e per gli altri ragazzi della sua comitiva in visita al Parlamento europeo. Il servizio di Alfredo Primante. Solo spavento e nessuna conseguenza per la studentessa abruzzese del Mantone di Pescara coinvolta nell'attentato di Strasburgo, costato la vita ad almeno 3 persone, 13 invece sono ferite, tra cui un giornalista italiano. Così è difficile per chi osserva dall'Italia le immagini e la cronaca che proviene dalla Francia, città cuore dell'Unione Europea, sede del Parlamento, non pensare ad un'altra strage di Natale, quella di 2 anni fa a Berlino, sempre nei mercatini, sempre ad opera del terrorismo islamico, che colpì questa volta sì da vicino anche la nostra regione, strappando la vita alla sulmonese Fabrizia Di Lorenzo. Oggi, per fortuna, possiamo raccontare tutta un'altra storia a lieto fine. Al telefono Dea Peleksic racconta così la serata vissuta. Siamo rimasti solamente seduti al tavolo dove stavamo mangiando e abbiamo aspettato che le forze dell'ordine ci dessero il via per uscire. La situazione qui non è grave, cioè in Italia ci stanno creando falsi allarmi che non sono veri, cioè la notizia non è ancora stabile. Noi qui siamo calmi, siamo tranquilli, non ci sono problemi. Sì, la città è comunque piena di poliziotti che sono intervenuti subito, quindi siamo al sicuro. I tuoi genitori che cosa hai raccontato ieri? Sono tranquilli. Anche tra i professori e i compagni di scuola del Mantone di Pescara ieri sera sono stati vissuti attimi di paura, poi sciolti in un sorriso nel momento in cui si è capito che gli studenti stavano bene ed erano usciti indenni dal locale. Un'ora prima dell'attentato erano proprio nel punto in cui è avvenuto questa strage. È una ragazza molto provata, ma una ragazza forte, dinamica, una ragazza che appunto partecipa a diverse iniziative e quindi sì, con tutto questo timore, ma è stata rassicurata anche dal conforto, diciamo, dei docenti, dei compagni di classe che subito le sono stati vicino. Purtroppo io sono molto vicina alla Francia, essendo anche la mia patria natia, quindi già mi ha colpito l'idea dell'attentato. Poi, sapendo a Strasburgo che c'era Dea, mi sono subito messa in contatto. Per fortuna il cellulare funzionava, quindi abbiamo passato praticamente la notte nel sentirla continuamente. Io poi mi sono rivolta più che altro all'alunno Christian De Lellis perché volevo evitare che le si scaricasse il cellulare. L'ho sentita da subito spaventata, ovviamente abbiamo cercato di tranquillizzarla, comunque lei aveva la responsabilità di 15 ragazzi, abbiamo cercato di dargli dei consigli, di non farla andare nel panico, è riuscito a gestire bene la situazione. Ovviamente chiedeva le informazioni a noi, in quanto stando in un piano interrato non riusciva a vedere niente, la polizia li ha barricati e quindi gli fornivamo sia immagini sia notizie su quello che stava accadendo. Una discoteca di città Sant'Angelo travestita da circolo privato avrebbe evaso, secondo la Guardia di Finanza, oltre 150.000 euro al fisco. I militari della Guardia di Finanza di Pescara hanno scoperto, in seguito ad un'attività volta al contrasto dell'evasione fiscale, una discoteca sita a Città Sant'Angelo che attraverso la qualifica di circolo privato è riuscita ad evadere al fisco oltre 150.000 euro, sia ai fini IVA che di imposte. Secondo i finanzieri, dietro al circolo privato in realtà si celava l'esercizio di una vera e propria impresa commerciale, i cui redditi sarebbero dovuti essere assoggettati alle comuni regole di tassazione. A dimostrare l'abuso giuridico della figura di ente non commerciale anche la documentazione acquisita durante gli accertamenti, che dimostrava l'applicazione di percentuali di rincaro sull'acquisto della merce destinata alla somministrazione. La stessa discoteca a novembre era stata già ispezionata dalle Fiamme Gialle pescaresi nel novero delle iniziative di prevenzione e repressione allo spaccio di sostanze stupefacenti, con conseguente emissione da parte del questore di Pescara di un'ordinanza di sospensione della licenza per 90 giorni, in quanto, tra le altre cose, era stata accertata la commissione di reati di spaccio di sostanze stupefacenti.
La Bol conferma il proprio impegno a portare a termine la chiusura dello stabilimento di San Martino sulla Marrucina, annunciata a ottobre scorso in modo responsabile e socialmente accettabile, a supportare i dipendenti attraverso varie misure. Quanto ha dichiarato Lorenzo Garbellini, amministratore delegato di Bol Beverage Packaging Italy, in una nota con cui la società conferma l'intenzione di chiudere lo stabilimento entro fine 2018, garantendo il proprio impegno in Italia, dove continuerà la produzione di lattine nel 2019 e oltre. Quanto ai 70 addetti, la cui procedura di licenziamento scadrà il 25 dicembre prossimo, una nota a Bolle informa che sta attivamente cercando opportunità di lavoro per i dipendenti di San Martino in altre strutture del gruppo, sia a Novara sia in altri stabilimenti europei. Quanto al futuro dello stabilimento abruzzese, Bolle intende rendere disponibile la vendita dei terreni e gli edifici vuoti dello stabilimento di San Martino in seguito al processo di smantellamento che inizierà a gennaio 2019 e che dovrebbe durare circa 6-9 mesi. Notizie positive per la Honeywell di Atessa. Dal tavolo al Mise, svoltosi ieri, l'offerta più vantaggiosa per la riconversione è stata quella della cinese Baumark, leader nel settore della siderurgia. Il servizio non è... riunione al Ministero dello Sviluppo Economico è stata scelta la multinazionale cinese dell'acciaio fra le tre candidate a rilevare gratuitamente lo stabilimento De Turbo dismesso in Val di Sangro. Le proposte della EMM Hydraulics di Atessa e della Eldor non sono state ritenute adeguate, a riferire la FIMCISL al termine del tavolo romano. La Honeywell cederà lo stabilimento di Via Ancona ad Atessa a titolo gratuito alla società Baumark, che tra le tre aziende concorrenti ha presentato il miglior piano industriale, riferisce la segreteria FIMCISL, sia sotto l'aspetto del progetto investimenti sia sotto l'aspetto occupazionale. Nelle prossime settimane si definiranno gli aspetti tecnici e burocratici legati alla cessione dello stabile e entro la metà di gennaio si svolgerà un incontro in sede regionale tra la Baumark e le segreterie sindacali territoriali per definire i criteri di scelta e i dettagli riguardanti le assunzioni dei 162 lavoratori ex Honeywell. Il piano industriale presentato si svilupperà in due fasi, una prima fase della durata di 12-15 mesi che prevede il reinserimento di 110 lavoratori, una seconda fase che partirà dal 16° fino al 36° mese che riguarderà altri 52 lavoratori. Il totale degli investimenti previsti è di circa 21 milioni di euro con l'obiettivo di potenziare l'attuale stabilimento situato a Lanciano di altri stabilimenti Baumark sul territorio nazionale e degli attuali clienti Bauvu, principale fornitore di acciaio per il gruppo FCA in Italia. Giudizio positivo dalla FIMCISL in attesa di approfondire e concordare i dettagli del percorso di reindustrializzazione da intraprendere. Ed ora ci spostiamo a Teramo, dove all'ospedale Mazzini è stato inaugurato il nuovo reparto di medicina nucleare. Locali completamente rinnovati con una nuova gamma camera in grado di studiare la funzionalità degli organi, patologie cardiache, neurologiche, oncologiche, in maniera non invasiva, formulando diagnosi particolarmente accurate. E questa è la punta di diamante del nuovo reparto di medicina nucleare dell'ospedale Mazzini di Teramo, inaugurato dalla ASL Teramana questa mattina alla presenza dei vertici aziendali e del vescovo della diocesi teramana, Monsignor Lorenzo Leuzzi. La nuova medicina nucleare si è trasferita da poco tempo al piano seminterrato del primo lotto del nosocomio del capoluogo. La medicina nucleare meritava una location adeguata, questo è un primo passo, non è il passo definitivo. Adesso però abbiamo un ambiente ospitale, abbiamo un'attrezzatura che tecnologicamente è all'avanguardia. È stato un impegno, non è facile lavorare in ospedali in esercizio che hanno poi anche una complessità di organizzazione proprio interna, però è stato importante, dare alla collettività, che poi è il nostro desiderio finale, un servizio sempre migliore. Ricordo che su questo supplesso che vediamo oggi è in atto, con la collaborazione di vari organismi della ASL, una procedura per l'acquisizione di ulteriori attrezzature di PET che attualmente non sono presenti nell'ospedale di Teramo. La nostra speranza è che fra non molto arrivi anche la PET, io so che ci stanno lavorando e mi auguro veramente che questo diventi un servizio, un bel fiore all'occhiello per la ASL di Teramo.
Grazie alla Fondazione Carisap rinascerà il giardino alpino di Campo Imperatore, il servizio di Daniela Rosone. La Fondazione Carispac, l'Associazione Pro Natura e l'Università dell'Aquila, custodi della biodiversità del giardino alpino di Campo Imperatore. È stato presentato infatti il progetto Una storica realtà da valorizzare, il giardino alpino di Campo Imperatore, dell'Associazione Pro Natura, sostenuto dalla Fondazione Carispac. L'intervento prevede lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del giardino, necessari a contrastare i danni causati dalla rigidità del clima invernale e dallo scioglimento della neve durante la primavera. L'obiettivo è valorizzare gli ambienti di alta quota, in particolare del comprensorio di Campo Imperatore, sia dal punto di vista naturalistico che didattico divulgativo. Il giardino alpino dell'Università dell'Aquila, situato nel comprensorio del Gran Sasso, fu fondato nel 1952 dal botanico Vincenzo Rivera, con l'intento di sperimentare ed acclimatare le piante foraggere dei pascoli montani, che rappresentavano una indispensabile risorsa per l'allevamento del bestiame. Negli anni il giardino alpino, oltre alle funzioni scientifico-didattiche, assunse notevole importanza ai fini turistici e di promozione dell'educazione scientifica e della cultura ambientale. Rappresenta infatti un'oasi di conservazione e ridiffusione di piante in pericolo di estinzione, sia nell'ambito del territorio del Parco del Gran Sasso che dell'intero Abruzzo. La mancata manutenzione per un lungo periodo di tempo determina praticamente l'azzeramento, diciamo così, di questo particolare intervento botanico, che è una caratteristica nascendo nel 1952, oramai fa parte di un patrimonio naturalistico che doveva meritare attenzione e merita tuttora attenzione. È una delle particolarità, diciamo, di questi flora in altura, che è certamente uno dei tanti motivi di interesse del Gran Sasso. Noi abbiamo dedicato anche a un altro intervento di richiamo, che è il restauro dei ruderi di Sant'Egidio. Cerchiamo di fare la nostra parte per quello che ci compete. Quanti fondi mettete a disposizione per questo intervento? Non è un intervento eccessivamente, diciamo così, impegnativo. Io credo che ragionevolmente con 4-5 mila euro riusciremo a venirne a capo, perché poi il problema sarà la manutenzione, che però verrà fatta dall'università. Le attività del giardino sono state finanziate dal 97 fino al 2009 da una legge regionale. Ora la Fondazione Carispac, con un intervento di circa 4.000 o 5.000 euro, permetterà di riutilizzare al meglio l'area. La manutenzione verrà fatta poi dall'Università e da Pronatura. Al via il progetto di marketing turistico Discover Teramo. Il consorzio BIM, insieme ai partner istituzionali, lancia un brand, un portale web e un'app che per scoprire le destinazioni del territorio. Vediamo. Offrire un'esperienza autentica del territorio in linea con le nuove tendenze del turismo internazionale. Il consorzio BIM di Teramo ha realizzato il progetto di promozione e marketing territoriale denominato Discover Teramo, che si compone di un brand territoriale per la promozione turistica integrata del comprensorio dalla montagna al mare, di un portale web www.discoverteramo.it in italiano ed inglese ed un'app bilingue che utilizza le caratteristiche degli strumenti in modalità mobile, quali georeferenziazione, servizi intorno a me o possibilità di contatti diretti con le strutture e le attrazioni del territorio. È un vero e proprio tentativo di creare un brand, di creare un marchio territoriale. Sono stati censiti all'interno del progetto 500 punti di interesse nel territorio, 700 strutture ricettive e di ristorazione. C'è un'app, c'è un portale, chiaramente siamo nell'anno domini 2018, è chiaro che tutto viene effettuato a livello informatico, ma come dire, l'idea è quella di lanciare un po' un sassolino, una pietra nello stagno che poi possa allargarsi anche alla collaborazione delle altre istituzioni. Ricordo con piacere che all'epoca con l'assessore Mirko Rossi in provincia mettemmo in campo una collaborazione, un partenariato anche all'interno del progetto Real Start, attraverso il quale sono state formate da una parte delle figure tecniche di accompagnatori di guide turistiche, ma dall'altra parte il BIM si è inserito in questa collaborazione istituzionale per portare avanti proprio questa linea di marketing e di promozione del territorio.
Passiamo ora alla pagina sportiva. In Serie B il Pescara lunedì sera se la vedrà nel posticipo contro l'Hellas Verona di Fabio Grosso. Impegno difficile per i biancazzurri che avranno ancora qualche giorno per preparare la gara con gli scaligeri. Il bomber del Delfino Leonardo Mancuso, già a segno 8 volte, si prepara per il nono centro in campionato. Il servizio di Paolo Renzetti. Leonardo Mancuso è tornato al gol con il Carpi, 8 reti in questa stagione, un gol al record in Serie B, sei soddisfatto ovviamente? Sì, a livello personale sta andando bene, sono contento di questo, ma sono contento ancora di più dell'andamento della squadra che credo sia molto positivo. Sarà una bella partita giocata da due grandi squadre. Ci prepareremo bene in settimana per andare là e fare una grande partita. Leonardo, i numeri dicono che il Pescara quando segna soprattutto con Mancuso, secondo te perché? Ma non credo sia così, comunque anche altri miei compagni sono andati a segno segnando reti decisive, quindi diciamo che in questo momento magari sto facendo qualche gol in più io, ma tutti i miei compagni stanno facendo grandi prestazioni, grandi partite, e infatti i risultati lo dicono. Io penso che dall'inizio dell'anno si sia visto che è un campionato veramente equilibrato, dove ogni partita è difficile, e è chiaro, il Verona fa parte delle squadre più attrezzate di questo campionato, quindi sappiamo che sarà una partita difficile, ma credo che abbiamo tutte le carte in regola per andare a fare un gran risultato. Verona, preferiresti giocare da punta centrale oppure ti accontenteresti anche di tornare sulla fascia? No, questo è un discorso che ormai viene fatto da troppo tempo. Io sono a completa disposizione del mister, posso fare entrambi i ruoli, quindi non ho preferenze. Quando il mister decide di impiegarmi, io darò il massimo. Nei prossimi giorni poi cominceremo a parlare più dell'aspetto tattico, di quello che sarà la partita. Il Verona gioca Alessandro Crescenzi, vostro ex compagno, lo avete sentito, vi siete sentiti, vi sentirete? Ma no, penso che lo saluteremo con affetto, perché almeno anche a livello mio personale è un ragazzo con cui mi sono trovato veramente bene. Però fino a quella partita no, fino alla partita no, insomma, lo saluteremo prima e poi in campo diciamo che non ci saranno amicizie. Sicuramente un attaccante deve scendere sempre in campo per provare a far gol, ma credo che la cosa principale sia aiutare la squadra a fare un grande risultato. Poi se arriverà il mio gol meglio, ma l'importante è il risultato della squadra. Andiamo ora in Serie C, quarta sconfitta nelle ultime 7 gare per un Teramo che affonda anche al cospetto della capolista Pordenone, denunciando limiti palesi che ne impediscono la risalita in classifica. E sabato sera altra trasferta ostica in casa della Vis Pesaro. Vediamo. La quarta sconfitta nelle ultime 7 partite, seppur contro la capolista per il Teramo, è una mazzata enorme, specie nel turno in cui le avversarie dirette per la salvezza non solo non steccano, ma conquistano punti pesanti. Il Diavolo, seppur aveva l'impegno più complicato, è sembrato davvero poca cosa rispetto del Pordenone, apparso quasi di una categoria differente rispetto ai biancorossi. Ora, considerato che la squadra di Tessera ha dimostrato di essere tutt'altro che imbattibile, il dubbio è che sia proprio il Teramo di un gradino più in basso rispetto alla Serie C. Esagerato un divario che, al di là dei 2 gol realizzati del rigore sbagliato, ha raccontato una partita che non ha avuto storia alcuna, al netto delle ottimistiche dichiarazioni di Prammatica post-gara. La verità racconta invece di un organico incompleto, ieri anche decimato, ma inadatto allo stato attuale a giocarsela ad armi pari con le altre, che nel frattempo trovano la quadra e rimontano. Maurizio sta provando davvero tutto, ma è evidente il gap che separa il Teramo dal resto del campionato. A volte servirebbe la fortuna, ma quando non arriva a sostegno il copione è sempre identico a se stesso. Non c'è mai la forza di ribaltare un destino che sta risucchiando in basso una formazione che aveva illuso con 3 successi, risultati a distanza di tempo solo una mera combinazione di fattori favorevoli. I gol falliti sul 2-1 d'Alfano, l'assalto scomposto e disordinato del Monza, il rigore di Barbuti un minuto dopo il pari del Ravenna. Eccole le 3 vittorie del Diavolo. Il resto, poco. Siamo appena all'inizio del ciclo terribile e il Diavolo già annaspa la ricerca di ossigeno in classifica. Sabato sera a Pesaro sarà
una storia simile. Il cliché non cambierà, basta solamente attendere di capire se un po' di buona sorte deciderà di dare una mano a questa squadra che ce la mette tutta, ma non ha lo spessore per trarsi d'impaccio. Ecco perché il pubblico applaude. Applaude il senso di sacrificio di ragazzi che avrebbero avuto bisogno di più tempo per crescere e di elementi esperti che andavano scelti con qualche logica in più, per non parlare della guida tecnica estiva. L'errore a monte è stato grave, probabilmente imperdonabile. Allestire una squadra giovane si può, costruirne una inadatta alla categoria è un peccato da risolvere a gennaio, sperando che non sia già troppo tardi. È difficile giocare quando non si vince un duello individuale e quindi abbiamo preso un gol stupidissimo e niente. E forse, però, no, forse abbiamo pagato la partita di Vicenza, ma comunque abbiamo giocato contro una grande squadra, c'è da fare, c'è da essere consapevoli che loro sono un'ottima squadra e noi non abbiamo vinto un duello individuale, e questo non puoi portare via la partita senza vincere i duelli individuali. È la prima volta che la vediamo così, forse insoddisfatto della sua squadra, o sbagliamo? No, sono insoddisfatto non della squadra, perché poi alla fine globalmente abbiamo creato tanto, non abbiamo fatto una bruttissima partita, però quando non si è cattivi da un punto di vista emotivo, da un punto di vista caratteriale, ma un po' per caratteristiche noi non ce l'abbiamo, e questo è un dato di fatto, e quindi sono abbastanza arrabbiato, perché quei giocatori che oggi sono stati chiamati in causa comunque devono, dal punto di vista emotivo, devono dare qualcosa in più, ma non parlo dal punto di vista tecnico, non parlo dal punto di vista emotivo, ma non senza polemica, vuol dire, ma abbiamo giocato in forte emergenza e abbiamo pagato molto. Mister, al di là delle assenze di questa sera e del fatto che mancano ancora 4 partite, però onestamente sta facendo un po' il conto alla rovescia per il mercato di riparazione in gennaio? No, vabbè, adesso pensiamo alle partite, pensiamo a sabato, poi il mercato di riparazione è fatto per quelle squadre che sono state costruite male, oppure... E il Teramo è una di queste? Ma non lo so, adesso vediamo cosa succede in queste 3 partite, 4. A proposito di sabato, conta di recuperare qualcuno di infortunati? Sì, speriamo di recuperare qualcuno, perché siamo veramente in piena emergenza. Siamo in chiusura, questa edizione del telegiornale infatti va in onda in forma ridotta per lasciare spazio alla nostra trasmissione diretta stadio, che seguirà il turno infrasettimanale del campionato di Serie D, collegamenti con i campi dove giocano le squadre abruzzesi impegnate nella giornata numero 17. Lo sport su TV6 continua poi alle 19 con l'Abruzzo del pallone per le immagini e le interviste della giornata di oggi. Dunque tra poco, subito dopo questo telegiornale, diretta stadio, stasera l'Abruzzo del pallone. E anche per questa edizione è tutto, vi ricordo che potrete rivedere i nostri servizi sul sito www.tv6.it. Buon proseguimento di giornata.